Allora, come preannunciavo prima, regia, però potevamo preparare un suono, un squillo di campanella che ricordava la scuola. Vabbè, non fa niente, lo facciamo alla fine magari. Allora, do il benvenuto e il buonasera al dirigente scolastico Renato Pagliara dell'istituto paritario Fabrizio De André, che è una realtà ormai affermata qui a Capaccio Pestum. Allora, preside, buonasera. Prima avevo un po' d'ansia da interrogazione. Mi devo preoccupare? Mi può fare un... No. Facciamo... Alla fine comunque vediamo se è promosso o bocciato. E quindi alla fine alla comunque rispondo. Quindi una sorta di alla esame. Fine è un percorso, sì. Allora, preside, siamo già giunti al 26 di maggio e l'anno scolastico è giunto quasi al termine. Penso che mancano davvero pochissimi giorni per la gioia, immagino, degli studenti. Com'è stato questo anno ancora una volta per il secondo anno di seguito, diverso purtroppo a causa della pandemia? Ma veramente quest'anno abbiamo fatto tutte attività in presenza, solo che i ragazzi, siccome per 2 anni si sono abituati a fare questa didattica a distanza, sappiamo benissimo che i ragazzi nostri sono bravissimi con le tecnologie, sì. E in molti casi hanno voluto continuare, quindi alcune attività le hanno fatte anche a didattica a distanza, quindi però loro ci tenevano a rientrare a scuola. Il problema di relazionarsi con i propri compagni, anche con i docenti, hanno avuto piacere di avere questo approccio, di avere questo approccio. Certo che, come sempre, la fine di maggio segna anche la fine delle attività scolastiche, quindi certo. Cominciano a frequentare meno, anche perché la scuola ufficialmente si chiude l'8 giugno. Però possiamo dire che siamo soddisfatti di quello che hanno fatto durante quest'anno. Bene. Abbiamo fatto molta anche attività extrascolastica per interessare sempre i ragazzi e fare in modo che vengano a scuola con più tranquillità. I genitori, le famiglie sanno che sono seguiti e quindi lo fanno con piacere, vengono a scuola con piacere. Ed è giusto che sia così. Quanti studenti ospita l'Istituto De André? Ma noi abbiamo parecchi indirizzi scolastici, abbiamo l'indirizzo tecnologico, abbiamo elettronica, elettrotecnica, meccanica, abbiamo amministrazione, finanza e marketing, quella che prima si chiamava ragioneria, abbiamo i sistemi informativi aziendali, abbiamo costruzione, ambiente e territorio, abbiamo il geometra, abbiamo l'istituto alberghiero, quindi si imparano sia la cucina. Quindi vari indirizzi. Quello che oggi è bene che dobbiamo presentare e pubblicizzare sul territorio è che ci siamo candidati. Infatti ci sarei arrivato adesso. Allora, abbiamo letto che l'Istituto Paritario De André ha programmato per il nuovo anno scolastico il percorso IEFP, spero di averlo scandito bene. Sì. Di cosa si tratta, preside? Allora, istruzione e formazione professionale. Con la riforma del titolo V, la formazione professionale è una competenza regionale. La regione da sola non riesce con le sue strutture e quindi in sistema di sussidiarietà gli veniamo in aiuto noi istituti scolastici sia statali che paritari, quindi ci siamo candidati ad un avviso pubblico che ha fatto la Regione Campania e abbiamo avuto l'autorizzazione a progettare l'istruzione e formazione professionale. Siamo l'unico istituto della zona che ha avuto questa l'autorizzazione a svolgere questo percorso, che è un percorso triennale misto tra istruzione e formazione, cioè durante questo percorso triennale i nostri ragazzi potranno acquisire competenze curriculari, per dirla italiana, matematica, inglese, certo, diritto, cioè nozioni di base, però non è che devono fare dei programmi approfonditi, le nozioni di base, contemporaneamente però seguono dei percorsi di formazione professionale. Abbiamo dei laboratori, quindi seguono delle attività pratiche. Come si rivolge quindi questa istruzione ai ragazzi che completano la terza media, quindi subito dopo? Registriamo qua ancora in zona
un alto tasso di dispersione scolastica, cioè i ragazzi finita la terza media, perché prima l'obbligo scolastico era solo per la scuola media, e vanno in giro e non fanno niente. Invece dovrebbero frequentare almeno per altri 2 anni. Venendo da noi avranno la possibilità di assolvere all'obbligo scolastico, quindi la famiglia è tranquilla che l'obbligo scolastico lo rispettano, però nello stesso tempo non perdono 2 anni, fanno attività pratica e imparano un mestiere, una professione. Adesso cominciamo, perché abbiamo avuto l'autorizzazione a svolgere per l'operatore del benessere, quindi è un'attività di estetista. Poi fanno anche attività sia all'interno della scuola, dove abbiamo i laboratori. Dal secondo e terzo anno fanno anche attività all'esterno della scuola, quindi vedono praticamente come si conduce un'attività. Devono imparare a svolgere queste attività. E quali sono le differenze rispetto ad un percorso scolastico tradizionale, alle opportunità che, e soprattutto poi le opportunità che questi studenti possono sfruttare, appunto, seguendo l'istituto? Le opportunità sono per 2 versi. Da una parte assolvono all'obbligo scolastico e poi, se vogliono, possono continuare facendo l'esame integrativo, possono continuare, fanno il 4° e 5° anno e conseguono una maturità, fanno l'esame di Stato, conseguono un diploma finito. Contemporaneamente, dopo i 3 anni, fanno un esame di qualifica professionale e possono svolgere quell'attività attualmente di estetista per il corso che abbiamo. Quindi sia per il campo del lavoro, se intendono andare subito a lavorare, sia se vogliono continuare a frequentare dal punto di vista scolastico, perché hanno fatto anche l'istruzione e quindi possono continuare a frequentare e fare il 4° e 5° anno e fanno l'esame di Stato. Bene, bene. E nello specifico, qual è la vostra proposta di percorso IFP? Istruzione e formazione professionale. La E è piccola perché congiunzione. Istruzione e formazione professionale. Quest'anno abbiamo avuto l'autorizzazione, ripeto, a questo operatore del benessere, che poi è l'attività di estetista sul territorio. Comunque sono richieste sia dal punto di vista del turismo, anche questa attività di estetista è richiesta sul territorio, quindi noi lo facciamo anche per aiutare il territorio a preparare delle figure che hanno una certa preparazione professionale. Bene, allora io voglio dare qualche contatto per tutti i radioascoltatori interessati. Allora, in primis il numero verde per chiedere tutte le informazioni possibili, che è 800 983 804, che immagino ci sia una segreteria che risponderà e darà tutte le informazioni a ragazzi e genitori. Poi c'è anche il sito istitutiparitarideandre.com, che potete consultare per appunto tutte le informazioni. Adesso che i ragazzi, gli studenti che finiscono la terza media vogliono venire a farci visita, sono ben accetti, quindi potranno vedere le nostre strutture, i nostri laboratori e come si fa scuola, perché i corsi non finiscono, questi di formazione che facciamo, quindi continuano anche nel mese di giugno. Ricordiamo bene la sede fisica dell'istituto. Allora, l'indirizzo preciso è via Stazione di Albanella 12, Ponte Barizzo di Capaccio Pestum. Ok, regia, stiamo andando bene, regia? Se la chiacchierano in regia. Allora, preside, al microfono libero, cosa vuole dire appunto ai ragazzi che sono in procinto di fare l'esame tra qualche giorno di terza media? Un invito? Ma io credo che i ragazzi, io lo dico sempre con i giovani, voi dovete fare quello che vi piace fare. Allora, però capita che non tutti hanno la possibilità di avere a disposizione tutta l'offerta formativa che esiste sul territorio. Questa è un'opportunità nuova e unica nel suo genere, e
può essere, per chi non ha già fatto delle scelte, può essere una possibilità quella di imparare una professione. Più che mestieri la chiamerei professione, perché oggi con quelle che costano le estetiste, certo, le donne, certo, lo sanno, ma anche gli uomini oggi vanno dagli estetisti, quindi è una professione valida che trova anche, per chi non vuole lasciare il territorio, trova anche la possibilità di occupazione in loco, quasi certamente. Bene, prima di salutarci vogliamo spiegare bene ai radioascoltatori come possono iscrivere i propri figli a questo progetto IEFP, la nostra, nello specifico. La nostra scuola SGE Form, che gestisce gli istituti paritari di André, è sita, abbiamo detto, in Ponte Barizio, via Stazione di Albanella 12, è aperta tutti i giorni, dalle 8 la mattina alle 18 del pomeriggio. Quindi quando avete la possibilità e la necessità di venire, ci fa piacere se venite a visitarci e a vedere le nostre strutture scolastiche. Presidente, è stato chiarissimo. Dalla regia mi dicono che è arrivato un messaggio di una di un radioascoltatore. Lo ascoltiamo? Ok, mi dicono, questa radioascoltatrice chiede se dopo i 3 anni la ragazza, la figlia, può continuare gli studi per il diploma. Certo, assolutamente sì. Allora, la cosa principale è che facendo questa attività di istruzione e formazione professionale assolvono l'obbligo scolastico, quindi non è necessario andare in una scuola statale, perché da noi con questo istituto si assolve all'obbligo scolastico. Al termine dei 3 anni fanno un esame di qualifica, conseguono la qualifica di estetisti e poi, volendo, possono continuare e fanno il 4° e 5° anno e fanno l'esame di Stato. Conseguono un diploma. Un diploma normale. Finito, certo. Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero verde 800 983 804, per chiedere tutte le informazioni, e il sito istitutiparitaridiandrei.com. Preside, io non so se me la sono cavata, se no, mi promuove. promosso a pieni voti. Grazie mille, abbiamo ancora qualche minuto se vuole aggiungere altro. No, cioè io dico che è un'opportunità che va presa al volo. Quest'anno siamo partiti con questa attività per gli estetisti, gli anni a venire avremo anche altre, la possibilità di avere anche altre qualifiche, dipende dai bandi, quando aprono i bandi la regione, noi ci siamo candidati, ripeto, abbiamo avuto la possibilità di avere l'autorizzazione a svolgere questi corsi, questi sono corsi autofinanziati da noi, la regione ci dà solo l'autorizzazione e ci consente a termine dei 3 anni di mandare una commissione che viene a valutare e a fare gli esami di qualifica e danno la qualifica. Bene, mi dicono dalla regia, arrivano altri messaggi, chiedono se la qualifica professionale permette subito allo studente di immettersi nel mondo del lavoro. È solo la qualifica professionale che consente di andare nel mondo del lavoro. Solo quella. Non vi fate prendere in giro da chi vi offre, dice no, vieni, impari il mestiere. Potrai essere pure bravo ad aver appreso una qualifica, un attestato, però certo, non hai la qualità, non puoi aprirti l'attività. Certo. Cioè noi nei nostri corsi facciamo attività il primo anno di impresa simulata, cioè all'interno del nostro istituto, perché i ragazzi 14 anni è meglio non portarli fuori, 15 e 16 anni, quindi secondo e terzo anno, vanno nelle aziende, perché devono capire come si gestisce l'attività di estetisti. Quindi, e i ragazzi iscritti possono anche seguire in contemporanea degli stage proprio pratici? Noi facciamo gli stage, cioè, non è poco, non voglio dire il numero di ore, sia teorico perché, che pratico, perché sono tante. Allora nel triennio devono fare 1000 ore di alternanza. Noi facciamo 200 ore il primo anno, 400 il secondo e 400 il terzo. Cioè 400 ore sembrano tante, però fatte nell'attività dove praticamente si vede come si acquisiscono tutti i sistemi di lavorazione, non so tante, però solo così si riesce a fare bene una professione, cioè si impara sul campo.
Bene, io non ho mai intervistato nel mio salotto radiofonico un preside e devo dire che è stata un'esperienza bellissima. No, l'importante è che siamo riusciti a trasmettere il messaggio. Sì, assolutamente. Un ultimissimo appello per coloro che vogliono iscriversi appunto all'Istituto Paritario Fabrizio De André. Venite, non ve ne pentirete. Bene, preside, io la saluto, la ringrazio per essere stata grazie qui. Grazie dell'ospitalità. E viva l'Istituto Paritario De André. Grazie. Grazie, Regia, andiamo in musica. A tra poco.